tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento delle parole ebraiche della Sacra Scrittura. Ecco, oggi prenderemo in esame due animali, e cioè l'agnello e la colomba, che troveremo particolarmente in questa domenica seconda del tempo ordinario. Ecco, questi due animali che sono presenti in tutta la Bibbia. Sono animali che esprimono bontà e innocenza, sono animali che esprimono semplicità e purezza. Insomma, due animali miti e pacifici, immagini proprio della non violenza, della dolcezza, e sono un po' al cuore della rivelazione di Dio, e indicano proprio la stessa essenza di Dio, che è appunto purezza e semplicità. Ecco, l'agnello in ebraico ha diversi, si può dire in diversi modi, ne vedremo due. Si dice con la parola taglià, che viene usata dall'Evangelista Giovanni, che vuol dire sia agnello che servo. Probabilmente Giovanni Battista intendeva non tanto l'agnello, ma il servo sofferente di Dio, quando parlava di Gesù, e lo indica come servo appunto sofferente, come quell'agnello servo che appunto compare in Isaia 53. Quello che resta muto di fronte ai suoi carnefici è anche il servo giusto perseguitato. L'agnello è simbolo del dono, il latte, la lana, il carne, tutto quello che lui ha, lo dona. Quando ogni domenica noi ripetiamo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, questo non ci dovrebbe far paura, ma ci dovrebbe rassicurare. Dio è un agnello che mi viene incontro per amarmi, per guarirmi, per darmi tutto ciò che ha. Perché io viva e viva al massimo, perché io mi espanda e sia me stesso. Che Dio sia come quell'agnello vuol dire che Dio appunto è bontà infinita. Ma un altro tema, un altro modo si può dire agnello che troviamo nell'Esodo, e cioè con le lettere Shin e Hesed. Con la Shin e la E, due semplici lettere. Queste due lettere un po' esprimono la Shin, il fuoco, abbiamo detto, e la He, il soffio, la vita. Il soffio di questi due elementi lo troviamo comunque nel sacrificio degli agnelli. Come in tutto l'Antico Testamento, il sacrificio dell'agnello che veniva bruciato. E il fumo che saliva a Dio era come un'offerta gradita a lui. Dall'offerta dell'agnello, un po', quindi dalla bruciatura, diciamo, dal fuoco dell'agnello, lo spirito che fuoriesce poi esprime il dono, dal fumo che fuoriesce poi esprime questo dono che di sé si fa a Dio, ma che in un certo senso è figura del sacrificio spirituale gradito a Dio, come dirà poi San Paolo. Inoltre, ecco, queste due lettere troviamo anche nella parola Isha, aggiungendo appunto lo Yod. Isha, che appunto esprime la donna. Dio si unisce, potremmo dire, all'agnello, nel senso che ogni uomo, penetrando la propria femminilità, fa opera maschile, cioè compie il sacrificio di se stesso come agnello che viene sacrificato a Dio. Ogni uomo può diventare l'Isha di Dio, cioè l'agnello di Dio, perché ha compiuto con Gesù il sacrificio, cioè si è donato a lui diventando la sua donna, la sua sposa. L'agnello di Dio dunque è la stessa debolezza di Dio che si fa compassione. Dio non ci salva per potenza divina, ma per misericordia. Dio ci salva avendo bisogno di noi. Sulla croce dice appunto sete, esprimendo il desiderio che Dio ha dell'uomo. Egli si fa agnello innocente del pane spezzato perché in noi abbiamo lo affinché in noi abbiamo lo stesso desiderio di Dio. La colomba, adesso vediamo il termine colomba, che anch'esso, mentre l'agnello, ecco, si riferisce più al sacrificio di Cristo, e dal Cristo la colomba viene riferita allo Spirito Santo, però anche in sé contiene il santo nome, che rivela quindi la presenza di Dio nello Spirito Santo. Se noi prendiamo le lettere di colomba in ebraico, Yonah, Yod, Vav, Nun e He,
Ecco, questo è il termine colomba, yonah. Abbiamo che lo yod, la vav e la he sono già tre lettere che fanno parte del tetagramma, quindi rivela il nome santo e la lettera nun che appunto esprime quell'energia, quell'essere mandato, appunto, che scende come un seme, la nun è anche il segno del pesce, quindi quella nun che è quel seme, che porterà appunto frutto. È quel primo essere vivente, cioè dalla nun un po' quell'energia dei primi esseri viventi che appunto sono, che porteranno poi ad essere il frutto, che è poi il santo nome, il figlio. Il seme nun del nome che ognuno di noi deve far crescere fino appunto alla figliolanza divina. La colomba è il segno rivelatore che i tempi sono compiuti, che il popolo di Dio sta per ricevere appunto lo Spirito Santo. L'evocazione della colomba si fa comprendere che in quel momento, quando cioè Gesù inizia la sua missione, scendendo fino in fondo, finisce il diluvio, il naufragio dell'umanità, è il momento decisivo in cui Dio interviene nella storia dell'uomo. Dal momento in cui appunto gli scende nelle acque del battesimo, egli risorge, diciamo, quando esce dall'acqua, significa il momento in cui Dio sta per intervenire nella storia. Lui riceve appunto quell'unzione per svolgere la sua missione. Inoltre la colomba la troviamo nella rilettura del Cantico dei Cantici, la colomba un po' segno della sposa, anche qui è il simbolo della sposa di Dio. E la sposa è Israele, che nella pienezza messianica riceverà dal suo sposo divino lo Spirito Santo. Lo Spirito dunque viene sullo sposo in vista della sposa. Lo Spirito del Signore, che non poteva restare più con gli uomini perché erano diventati carne, carne ribelle a Dio, come si dice in Genesi 6, adesso a partire da Cristo, che lo possiede, tornerà a restare con gli uomini mediante appunto il battesimo, a fare il proprio nido nel cuore dell'uomo, come la colomba fa il proprio nido. No? Infatti la colomba è fedele al suo nido originario, anche se gliene venisse fatto uno di nuovo, è sempre fedele a quello che lui ha fatto, al suo nido originario. Quindi Gesù, potremmo dire, è il nido dello Spirito Santo, è la dimora dello Spirito dove risiede la pienezza dell'amore di Dio. E noi accedendo a Cristo, ecco l'agnello di Dio, possiamo ricevere lo Spirito Santo rappresentato dalla colomba. Ciò che è importante è che non solo lo Spirito discenda su Gesù, ma soprattutto che rimanga. L'esperienza dello Spirito è possibile a molti, ma solo colui sul quale lo Spirito rimane lo può comunicare agli altri. Quindi sta a noi, ecco, far rimanere, far dimorare lo Spirito Santo e comunicare così a tutti il dono dello Spirito che ci viene appunto proprio dall'agnello sacrificale, da Cristo nostro Signore. Amen. Shalom a tutti.